Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo appunti di viaggio. Incrociando un pochino le dita, il turismo sta ripartendo in questo ultimo periodo e si andrà verso l'estate, una stagione dove normalmente c'è un pochino più di libertà dal virus e quindi ci sono meno contagi e quindi siamo un pochino più liberi di viaggiare. Per cui ho deciso di portarvi un argomento che ancora non avevo trattato qui sul canale, ovvero la sicurezza in viaggio. Quindi diciamo che vi darò qualche regola per viaggiare in maniera più sicura, soprattutto per non sembrare un turista agli occhi di eventuali borseggiatori o malintenzionati. Anche perché se dovesse succederci qualcosa andrà a rovinare tutta la nostra vacanza. Prima regola, evitare assolutamente i marsupi, in particolare quelli un pochino più capienti, un pochino più appariscenti. Questo perché il marsupio è sintomo inequivocabile del fatto che si è un turista. In realtà questa regola è facilmente bypassabile usandone uno come quello che uso io, ovvero questo qui, che come vedete è super sottile e mi serve sostanzialmente per metterci dentro dei contanti e un documento d'identità, che sia il passaporto o la carta d'identità o nel caso la patente se mi serve, e appunto è molto molto discreto perché come vedete appunto è super sottile ed è facile farlo scomparire tra virgolette con una maglia leggermente più lunga o con una giacca appunto che lo va a coprire. In questo modo nessuno si accorgerà che abbiamo un marsupio e è anche utile per appunto non tenere tutti i soldi e tutti i documenti in un unico posto. Secondo punto, non bighellonare e non farsi vedere spaesati. Infatti è sempre molto utile procedere con una finta sicurezza piuttosto che dare a vedere di essersi persi, in quanto si potrebbe essere facile preda di qualche malintenzionato. Sempre sullo stesso genere c'è il punto numero 3, ovvero il non aprire una mappa in pubblico. Mi è successo perché in Iran non avevamo la possibilità di accedere alla connessione dati oppure ai wifi pubblici e ci eravamo un attimo persi e aprendo una mappa abbiamo dato il chiaro segnale che eravamo dei turisti. Ci è andata bene, nel senso che abbiamo trovato una persona disponibilissima che ci ha indicato dove eravamo e che strada dovevamo prendere per tornare verso l'hotel, però diciamo che aprire una mappa, soprattutto cartacea, in pubblico è sintomo di essere un turista che non sa bene dove andare e che si è perso, e quindi essere facile preda di borseggiatori e persone con intenzioni non decisamente buone. Questo punto è facilmente bypassabile perché San Google Maps ci risolve il problema sostanzialmente. Guardando il cellulare non daremo mai l'idea di esserci persi e di guardare una mappa sostanzialmente. Il punto numero 4 è un punto in cui io sono veramente pessima, perché recita: non ostentare la macchina fotografica. Questo, anche la macchina fotografica punta su di voi un faro che dice sono un turista. Io in realtà giro con macchina fotografica a tracolla e la GoPro pinzata allo zaino, quindi il non plus ultra della turisticità, diciamo così, ammesso che esista come parola. Anche in questo caso, soprattutto con macchine fotografiche costose, vi esponete e non poco. Quinto punto, non mostrare i souvenir appena comprati. Io sono solita, quando vado in giro, comprare almeno una calamita, ma di solito una volta comprata la faccio sostanzialmente sparire all'interno dello zaino, lanciandola nella prima tasca che trovo, sostanzialmente sperando che non si rompa nel caso sia fragile, come è successo con quella di Venezia, che è a forma di leone ma al quale manca un'ala. Un pochino collegato a questo punto c'è il punto numero 6, che dice non contare le monetine in pubblico. Questo qui vale soprattutto per dei paesi in cui non c'è la nostra moneta, quindi l'euro. Per cui andare a contare e controllare le monetine in pubblico ci potrebbe venire naturale per andare a vedere se ce l'è stato dato il resto giusto, però anche in questo caso fa capire molto chiaramente che non siete pratici con la moneta locale, che quindi siete degli stranieri che sono lì magari in vacanza, eccetera, o comunque trasferiti da poco.
Settimo punto, cercate di preferire le macchine a noleggio senza troppi brand. Infatti è molto meglio passare inosservati, soprattutto per quanto riguarda i nostri spostamenti, e quindi evitate di lasciare anche all'interno delle auto magari cose di valore, ma questo vale in generale, o mappe, guide turistiche, eccetera. Anche in questo caso sareste più facile preda di qualche malintenzionato che magari vi frantuma un vetro per vedere se avete lasciato anche qualcosa di valore all'interno dell'auto, magari se avete dentro la vostra valigia semplicemente. Punto numero 8 è il consiglio che vi do è quello di imparare qualche parolina nella lingua locale e magari di avere anche una buona base di inglese se appunto viene parlato facilmente nel posto in cui state andando, ma questo è in generale. Conoscere anche semplicemente il modo di ordinarvi una birra per dire grazie, prego e buongiorno vi renderà un pochino la vita più semplice nel comunicare appunto con i local. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e commentate facendomi sapere se avete qualche altro consiglio per non sembrare dei turisti e quindi evitare di essere preda di malintenzionati. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qua sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Peraltro non perdetevi la prossima foto in uscita perché c'è una grossissima novità della quale vi avevo in realtà accennato nel video dei buoni propositi per il nuovo anno, perché adesso è qualcosa di ufficiale. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video dicendovi come al solito, have a nice life!